scopri le bellezze del Gargano con Gargano OK, consorzio turistico che seleziona per te hotel, villaggi, residence, itinerari, escursioni. Gargano OK, lasciati guidare da chi il Gargano lo vive tutto l'anno. www.garganook.com. Per la cura e l'alimentazione dei tuoi animali domestici o da fattoria, c'è Quattro Zampe a Carpino. Da Quattro Zampe a Carpino trovi in offerta risparmio una vasta gamma di prodotti per la cura e l'alimentazione degli animali delle migliori marche, come Advantix, Farmina, Sesa, Aldog, Epidog, Epicat, Unica Classe, Morando, Natural Trainer e Unica Natura. Quattro Zampe a Carpino è anche rivenditore autorizzato Liberini. Inoltre puoi acquistare attrezzi agricoli, concime e pellet di ottima qualità a buon prezzo. Quattro Zampe a Carpino, in via Padre Pio, 152, telefono 349-70-63-421, oppure 346-214-7151, email saccorazio@yahoo.it, pagina Facebook, Carpino Quattro Zampe. Cosa aspetti? Vieni a trovarci! Desideri una mascotte che rappresenti la tua azienda? Affidati a Pupa Pazza. Pupa Pazza si occupa da oltre 20 anni di mascotte personalizzate, realizzate interamente a mano, partendo da un logo aziendale o da un'idea del cliente. Straordinario è il rapporto qualità-prezzo, grazie alla vendita diretta. Pupa Pazza è a Foggia in via Napoli numero 67. Telefono 349-195-6022. Hotel e appartamenti Arianna Club. L'hotel e appartamenti Arianna Club è a Rodi Garganico, in via delle Dalie 9. Telefono 392-980-6765. Per informazioni e prenotazioni, info@ariannaclub.com. Per la tua vacanza vieni all'Arianna Club. Ti aspettiamo! Per la tua pubblicità su Foggia Gol, telefono 392-599-2419. Email info@foggiagol.it. Torniamo a parlare di calcio giocato, perché lunedì sera c'è il posticipo a Castellammare di Stabia tra la Juve Stabia ed il Foggia di un ritrovato Zdenek Zeman. Sono gli ultimi giorni di mercato, da qui a lunedì sera probabilmente potremo anche avere ulteriori novità nel gruppo rossonero, e perché no anche in campo, considerate le assenze a cui dovrà far fronte ancora il tecnico boemo. La sigla e poi ci tufferemo in questa puntata speciale, perché è speciale anche l'ospite che tra un po' avremo al telefono. Alle 21.04 del 27 gennaio 2022 siamo pronti per la diretta di Bordo Campo, la trasmissione del giovedì sera con la quale ci tuffiamo nel prossimo impegno
dei rossoneri di Zeman. Parleremo di Juve Stabia Foggia, questo posticipo delle 21 di lunedì, che andrà anche in diretta su Rai Sport, e quindi insomma la vetrina per i rossoneri lunedì sera. Tra l'altro una partita con la quale il Foggia vorrà riscattare il brutto passo falso di domenica scorsa con il Latina in casa, che poi è coinciso anche con l'allontanamento prima del direttore Peppino Pavone, poi la giornata di martedì con il riavvicinamento, la pace tra Canonico, Zeman e Pavone, e addirittura la sottoscrizione di un contratto che vedrà Zeman e Pavone anche nella prossima stagione. Tutto è bene ciò che finisce bene, quello così si suol dire, e da queste parti insomma siamo contenti che soprattutto tutto sia rientrato per il meglio. Vedo che siete già tanti in diretta con noi, davvero tanti gli utenti che sono già collegati con foggiagol.it, spazio Foggia, la nostra pagina dei social, e poi sul nostro canale YouTube che è Foggia Gol TV. Tra l'altro trasmissione che vedrete anche in replica domani pomeriggio sul canale 99 di Foggia TV, e poi anche su Mediterranea TV per il canale pugliese e della Basilicata. Quindi insomma tante possibilità per seguire questa trasmissione. Naturalmente vedete anche il numero sui vostri schermi, che è il 327-739-5561, è il numero con il quale potete interagire con noi in diretta, quindi intervenire durante la trasmissione per dire la vostra, e poi magari anche scriverci dei messaggi WhatsApp che naturalmente andremo poi a leggere, così come leggeremo i tanti messaggi della chat che già vedo arrivare sui nostri schermi. Detto questo, vado a presentare gli ospiti che saranno con me questa sera per raccontarvi del Foggia. Naturalmente vedo già collegati Alessandro Parigi e Fabio Bertazzoli della nostra redazione, mentre siamo in attesa di Luciano De Biase, che dovrebbe entrare a momenti nel nostro studio, quindi in diretta con noi. Quindi Luciano De Biase, che dovrebbe proprio a momenti essere dei nostri. Questo il parterre di questa sera, ma vi preannuncio un collegamento telefonico subito, a breve. Dopodiché avremo anche due altri colleghi che interverranno durante la trasmissione. Parlo di Francesco Sabatino, collega di Metropolis, del quotidiano Metropolis di Castellammare e di Stabia, ma ci collegheremo anche con Matteo Sborgia di Pescara Sport 24, che è il collega che sentiremo anche più tardi per altre notizie di mercato. Naturalmente mi preme fare subito un giro con Alessandro Parigi e Fabio Bertazzoli, mentre attendiamo sempre Luciano De Biase in diretta con noi. Alessandro, un flash, ma proprio un flash di 30 secondi sugli accadimenti di martedì, insomma questo ripensamento, se così lo vogliamo definire, del presidente Canonico, insomma un po' tutto quello è accaduto, tutto quello che volevamo, che speravamo succedesse. Diciamo che più che 30 secondi servirebbe una mezz'oretta, però cerco di rispettare i tuoi tempi. Ma è successo veramente di tutto. Se vogliamo scomodare Machiavelli, direi che Canonico ha avuto il risultato che voleva, ha vinto a mani basse, cioè ha ottenuto quanto voleva, cioè il rinnovo di Zeman, cosa mai successa nella sua carriera, per il prossimo anno, e la conferma di Pavone. Io francamente ho cercato di, a freddo nel mio caso, di fare delle considerazioni, delle osservazioni rispetto a quanto è successo. Mi auguro si possa limitare il più possibile tali gesti plateali, perché comunque sia poi è tutto il contorno che ne va a subire la situazione, potrebbero, come dire, accendersi un po' gli animi, e direi che non abbiamo bisogno di questo.
come non abbiamo bisogno magari di persone che magari vanno a cavalcare piccole polemiche e le vanno poi ad ingigantire. Concentriamoci sui fatti, abbiamo il rinnovo di Zeman e di Pavone, è una cosa molto positiva, si può pianificare il futuro con più serenità. Ed eccolo lì, Luciano De Biase, l'amico Luciano De Biase. Buonasera a tutti, buonasera. Luciano, anche a te la stessa domanda che ho fatto ad Alessandro, magari brevemente, facciamo un piccolo, una piccola considerazione di quello che è avvenuto martedì. Allora, per quel che è avvenuto martedì, diciamo che c'è stato questo agognato chiarimento tra le parti, frutto evidentemente di malintesi, momenti di tensione, e alla fine tutto bene quel che finisce bene. Poi ripeto, in queste cose sono soltanto le parti che sono a conoscenza di quel che avviene, ed è difficile pronunciarsi in ordine a fatti e circostanze non note agli altri. Evidentemente c'era un malcontento del presidente per la gestione dei risultati che negli ultimi tempi, diciamo nell'ultima partita, non arrivavano. Sarà stato preso da un momento di nervosismo comprensibile, anche io ero allo stadio, ero nervoso, però il direttore merita fiducia, così come merita fiducia tutto lo staff. Quindi andiamo avanti e guardiamo oltre. Fabio Bertazzoli, brevemente anche il tuo pensiero su questo epilogo felice, insomma, della vicenda. Credo che il finale di questo giallo, quasi la Dario Argento, sia stato un finale ottimo, che ha accontentato tutti, i tifosi, addetti ai lavori. La cosa più importante è che in pratica con il rinnovo c'è un progetto che andrà a svilupparsi anche nella prossima stagione, questa è la cosa più importante, e soprattutto crea una certezza che il presidente Canonico è una persona che ha le idee chiare, è una persona che vuole fare calcio a Foggia in un certo modo, nonostante ci siano ancora, diciamo, persone che stanno ostacolando sia il suo lavoro che il nostro lavoro, persone che si dovrebbero soltanto vergognare di farsi vedere ancora in pubblico. E allora, abbiamo fatto sicuramente chiarezza su quello che è stato, insomma, la giornata di martedì. Noi siamo in attesa di collegarci, appena lo avremo in diretta, lo abbiamo già in diretta, dovremo avere il direttore sportivo del Calcio Foggia 1920, Peppino Pavone. Direttore, buonasera. Buonasera a tutti voi e ai telespettatori. Buonasera. Buonasera e grazie soprattutto per aver accettato l'invito a partecipare con noi questa sera a bordo campo. Allora, direttore, prima di tutto ben trovato e soprattutto l'augurio di poter lavorare davvero bene anche per la prossima stagione. Grazie a voi. Allora, noi abbiamo preparato un po' di domande da farle sia io che anche i miei ospiti in studio. Abbiamo, la cosa che ci preme chiederle, parliamo subito di mercato, anche perché insomma il resto ormai si è scritto già tanto, si sono scritte tanti fiumi di parole. Negli ultimi giorni di mercato il Foggia si sta rivolgendo verso profili di calciatori già formati e di esperienza. Questa sotto un certo aspetto è anche una controtendenza, insomma, rispetto al mercato a cui siamo abituati con lei al timone. Perché questo tipo di scelta? Si è voluto diversificare rispetto al mercato estivo? Sì, perché noi abbiamo adesso un trittico di partite molto difficili, per cui vorremmo anche dare al mister l'opportunità di una scelta più decisa, diciamo così. E, al di là che non è che noi facciamo una rivoluzione, per l'amor del cielo, comunque abbiamo già fatto 4 innesti, perché Rizzo, Vitali e Di Paolo Antonio sono 3,
Sì. Turchetta in via di definizione e stiamo valutando anche un difensore, quindi siamo 5. Quindi Turchetta possiamo dire che è in fase di conclusione la trattativa? È in fase di conclusione, certo. Poi stiamo valutando anche in controtendenza, abbiamo Mercai che è stato in uscita, ci fa piacere anche perché non è stata una nostra offerta, obiettivamente è stata una richiesta precisa, sì, a campo basso. Ballarini che per motivi che già sapete ha chiesto più spazio, quindi l'abbiamo ridato, lo ridiamo all'Udinese. Vigolo che stiamo trattando con alcune società, e poi c'è Markic che c'è un pourparlers col Messina. Perfetto. Quindi questi sono i calciatori che dovrebbero insomma essere in uscita. Per quanto riguarda gli altri ingressi, ha parlato, a parte Turchetta, dovrebbe arrivare un altro difensore, poi nel reparto d'attacco? Ma Turchetta è un esterno sinistro. Che può fare anche il centrale. Quindi insomma con Turchetta saremo già coperti anche in avanti. Perché abbiamo in davanti abbiamo Tuzzo, Vitali, Merola, Turchetta, Curcio, Ferrante, cioè siamo già in 6, insomma, 6 per 3 posti, penso che vadino bene. Poi capitolo, direttore, capitolo di Grazia? Di Grazia sta recuperando dall'infortunio, oggi si è allenato anche abbastanza bene, insomma, pensiamo che sia recuperato. Il rinnovo del contratto è sicuramente una bella iniezione di fiducia anche per lei, direttore. Già da questo mercato si getteranno le basi per il futuro? Ma e noi quest'anno dall'inizio abbiamo fatto un discorso di programmazione, obiettivamente, certo. Vorremmo anche, siccome siamo ambiziosi, cercheremo in ogni modo di arrivare più in alto possibile, questo è fuori dubbio, ma che comunque alla base vogliamo anche avere una base futuribile, tant'è vero che un po' il discorso Mercai Vitali è stato proprio fatto anche in virtù di questo programma. Certo. Direttore, quest'anno durante la stagione abbiamo avuto modo di commentare diverse partite dei rossoneri. Il reparto di centrocampo è sembrato quello che insomma non ha risposto al meglio, un po' per problema di caratteristiche dei singoli, probabilmente anche di amalgama, o probabilmente non si sono calati in quello che è il modo di giocare del tecnico Boemo. Abbiamo risentito dell'assenza di Peterman domenica, sì, con il Latina, probabilmente il calciatore con il quale il Foggia riesce a brillare meglio quando è in campo. Ma io penso una cosa, al di là della composizione del centrocampo, no? Noi non abbiamo mai potuto utilizzare per molto tempo insieme né Peterman, né Rocca, né Gallo e né Maselli. Sì. Cioè c'è sempre stato, purtroppo quest'anno siamo stati anche sfortunati perché o il Covid o gli infortuni ci hanno sempre messo nella condizione, o perlomeno hanno messo sempre il mister nella condizione di non poter fare le scelte migliori. Cioè noi difficilmente abbiamo avuto tutta la rosa a disposizione per cui mettere in difficoltà il mister per le scelte. Noi abbiamo sempre avuto un'annata particolare, o due terzini fuori, o tre difensori fuori, o due registi fuori, è sempre capitato che negli infortuni o nel Covid che abbiamo avuto è stato sempre accentrato uno o due reparti. Non è che è stato per esempio un difensore, un esterno, un centrocampista, no. E ultimamente, no, l'ultima partita, erano fuori Peterman e Maselli, cioè i due registi che noi avevamo puntato. Però certo, il mister ha dovuto anche un po' girare gli elementi per trovare alcune soluzioni. Il Rocca che ha fatto il terzino perché avevamo fuori Garattoni e Martino. Per cui è sempre stato un po' un'annata caratterizzata da queste situazioni. Mi auguro che finisca col nuovo anno, insomma, poi dopo si vedrà.
Altre domande inerenti la rosa del Foggia e il mercato, poi le devo fare anche una domanda un po' più generica su questo calcio mercato. Le faccio tre nomi: Curcio, Rocca e Nicoletti, insomma tre calciatori di punta di questa formazione. È di punta anche per voi, cioè puntate ancora anche in futuro per questi, su questi ragazzi? Certo, su Rocca e Curcio sicuramente. Nicoletti c'è un po' una richiesta del Crotone che è un po' insistente, diciamo così, e sta alzando un po' le offerte, quindi noi vorremmo tenerlo Nicoletti, vorremmo che Nicoletti stia con noi, però capite perfettamente che davanti, se ci sono offerte irrinunciabili, insomma, bisogna anche fare i conti con l'economia, diciamo. Certo. Si è parlato poco fa con lei della ufficialità di Turchetta, che insomma dovrebbe essere ufficializzato a breve, nelle prossime ore. Il mercato chiude lunedì, ma il Foggia entro domenica chiuderà altri colpi? Ma noi, diciamo, in linea di massima potremmo anche stare così, almeno il mister potrebbe rimanere così, anche perché lui ha chiesto di non fare rivoluzioni, però è evidente che poi fino a lunedì, se ci saranno ulteriori colpi da fare o ulteriori situazioni da sistemare, saremo vigili, insomma, non ci faremo trovare impreparati. Martedì alla ripresa degli allenamenti, direttore, abbiamo visto anche qualche calciatore che era qui probabilmente per provare, insomma, abbiamo saputo anche di un attaccante, belga che non è stato ritenuto idoneo per la causa rossonera, poi c'è sempre questo Mastur, volemmo sapere qualcosa in più. Niente, Mastur è venuto qua per provare, per vedere insomma se riusciva a soddisfare i desideri del mister, e rimarrà qua per ancora 10 giorni, non è che insomma dopo 2 giorni uno può valutare bene il giocatore. Il giocatore dal lato tecnico almeno sembra abbastanza un buon giocatore, poi dopo si vedrà, sarà il mister insomma a decidere in questi giorni che cosa fare. È un calciatore che manca dai terreni di gioco da un po' di tempo, direttore. Sì, manca dai campi di calcio da un po' di tempo, ma lui sembrava, insomma, all'inizio, quando era al Milan, quando aveva visto il Milan, sembrava, insomma, un grande talento in esplosione. Poi non so perché, insomma, in tutti questi anni non ha mantenuto le promesse iniziali, ma noi vogliamo vederlo, si è incuriositi, insomma, è qui per affinché noi lo possiamo valutare bene. Direttore, le volevo fare una domanda che esula un po' dal calciomercato, poi ci sono alcune domande che arrivano anche dai nostri tifosi da casa. Che cosa è cambiato oggi rispetto a 10-20 anni fa nel fare mercato? E se è cambiato qualcosa, che cosa eventualmente è cambiato? Ma oggi, diciamo così, il mercato è in mano ai procuratori, hanno preso sempre più forza i procuratori. Per cui oggi come oggi, insomma, sono loro un po' che influenzano moltissimo quelle che sono le volontà dei giocatori. E la cosa che mi dispiace è che i giocatori non hanno una volontà propria, cioè se lei chiede, a me è successo anche di chiedere a un giocatore, ma tu vuoi venire a Foggia? Dice sì, ma guarda che il tuo procuratore ti sta portando da un'altra parte. E alla fine è andato dove diceva il procuratore, pur avendo una volontà contraria. Cioè, ecco. secondo me i giocatori sono un po' deboli, oppure si usano a vicenda, cioè, è difficile capire un po' il gioco delle parti, non è semplice. Certo, quindi insomma bisogna prima di tutto convincere i procuratori e poi i calciatori, mi pare di capire. Esatto, non solo, ci sono troppe teste, c'è la testa del giocatore, c'è la testa del procuratore, c'è la testa della società di appartenenza, poi c'è il padre o la madre, o il fratello, e non certo. È facile mettere insieme tutte queste teste, non è semplice. Direttore, passo ad alcune domande dei tifosi da casa. C'è Sergio Ruggero che dice: gli acquisti che state facendo e che farete sono in prospettiva futura, oppure cioè per tentare anche i playoff già da questa stagione, o anche in proiezione futura per tentare poi di programmare un campionato di vertice la prossima stagione? Un
certamente un po' per l'uno, un po' per l'altro, sicuramente, insomma, no? Sì. Nel senso che noi tenteremo il meglio quello che possiamo quest'anno, e poi, male che va, avremo una base anche solida per il prossimo anno, sicuramente. Ci chiedono per lunedì, naturalmente questa è una domanda che dovremmo rivolgere a Zeman, però insomma la fanno anche a lei. Per lunedì ancora Foggia in emergenza? Certo, perché abbiamo anche abbiamo Ferrante che c'ha il Covid. Quindi, e questa è la notizia, insomma, che volevamo sentire. Perché per cui domenica non ci sarà, lunedì non ci sarà. Abbiamo Petterman che è ancora squalificato. Rocca squalificato. Maselli, abbiamo ancora Maselli che è anche fuori. C'è anche Rocca squalificato, direttore. Per cui voglio dire, non vorrei essere nei panni del mister, Garattoni ancora fuori. Non è semplice, insomma, no? È evidente che dovremmo fare di necessità di studio. Quindi ci potrebbe anche essere... Trovare attenuanti. Sì. Cioè, cerchiamo di non... trovare le attenuanti, perché sennò dopo non è neanche corretto trovare le attenuanti. Comunque 11 in campo scenderanno e poi dopo si vedrà. Potrebbe esserci anche bisogno di ricorrere a qualche volto nuovo a questo punto. Ma sicuramente, perché comunque Vitali è a disposizione, Di Paolo Antonio è a disposizione. Non sappiamo se riusciamo a chiudere Turchetta tra domani e dopodomani, però dovrebbe essere a disposizione, insomma. Perfetto, quindi insomma Foggia in emergenza anche lunedì sera. Ci chiedono di Buschiazzo, questo difensore di origini uruguaiane che insomma l'anno scorso giocava nella Casertana. Ma non è solo lui, è una trattativa, come ce ne sono altre ancora, insomma. Quindi, insomma, che stiamo facendo come altre. E poi cioè, una cortesia, no, cioè noi non vorremmo. Sì, nomi non ne vogliamo fare. Giocatori, perché sì. Poi dopo magari se uno non viene. È giusto. Era solo per qualche rispondere a qualche tifoso che insomma ci sta scrivendo. Comunque, sì. Si lavora adesso, si lavora soprattutto anche per raggiungere. Non si è mai parlato di obiettivi in questa stagione, la società non ha mai parlato di obiettivi. Dovesse centrare i play-off, secondo il direttore Peppino Pavone, quante possibilità ha il Foggia di ben figurare poi? Noi ce la giocheremo con tutti, magari succedesse, insomma, noi... E pensiamo anche che fino ad allora avremo una condizione fisica brillante. Poi i playoff sono un terno all'otto, insomma, poi bisogna vedere come ci si arriva, con quale entusiasmo, con quale mentalità, con quale forza fisica, bisogna vedere ci sono tante variabili poi che bisogna valutare. Non è semplice, insomma, dirla oggi che succederà. Direttore, noi ci auguriamo sì. Di arrivarci e poi dopo si vedrà. Direttore, le ultime tre domande e poi la lasciamo tranquillo anche stasera. Allora, ci chiedono di Dienno, di Roberto Dienno. Dienno è fuori lista e gli stiamo trovando una situazione, una collocazione. Perfetto. Dienno, diciamo, dalle valenze tecniche, lui è un buon giocatore, a 5, insomma, a 4, lascia un po' qualche dubbio. Perciò è stato utilizzato anche poco, fino ad ora, diciamo. Perfetto. Quindi, insomma, Sciacca, ci chiedono se Sciacca torna disponibile per lunedì. Per lunedì no. Neanche Sciacca. Quindi, insomma, si va verso il Foggia praticamente di domenica scorsa con l'inserimento magari di qualche nuovo. Sì, di Paolo Antonio, di Vitali, Vitali c'è anche domenica. Ecco, se in chiusura, prima di lasciarla, ci traccia un attimino il profilo di Paolo Antonio. Che tipo di calciatore è? Allora, Di Paolo Antonio nasce come esterno, come tornante di sinistra. Poi però, quando era a Teramo, faceva anche la mezzala. E poi ad Avellino ha fatto il regista. Diciamo che è un po' un giocatore eclettico che può ricoprire diversi ruoli di centrocampo. Certo. Ok,
Direttore, proprio un'ultima domanda in extremis di un tifoso, di Gianluca Di Biase, che chiede se sarà rinnovato anche il contratto di Ferrante, se si tenterà di rinnovare il contratto di Ferrante. Questo dipende, non dipende solo da noi, dipende anche dalla Ternana, insomma. Certo. Noi abbiamo un riscatto, poi bisogna vedere cosa dice anche la Ternana. Va benissimo. Direttore, io la devo ringraziare particolarmente per la disponibilità che ci ha dato questa sera, che insomma a bordo campo abbiamo avuto la voce autorevole del mercato in questo momento del Foggia. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Era il direttore sportivo Peppino Pavone, che è stato con noi in diretta, è stato con noi in diretta questa sera a bordo campo. Insomma, abbiamo spaziato in lungo e in largo sulla questione mercato, ma abbiamo anche toccato l'argomento Juve Stabia Foggia, perché insomma ci premeva capire e sapere su quali calciatori mister Zeman potrà puntare lunedì prossimo. Quindi insomma è stato piuttosto esauriente il direttore, insomma ha risposto a tutte le nostre domande. Abbiamo cercato di non metterlo in difficoltà facendo dei nomi, perché sappiamo che le linee guida della società sono proprio quelle di evitare di far nomi per non creare problemi intorno alle trattative. Io, prima di tornare dai miei ospiti, anche perché tra un po' dovremo collegarci con Castellammare, interverrà il nostro collega Francesco Sabatino, vado a salutare un po' di persone che sono in diretta con noi e poi voglio tornare a fare un po' di riflessioni con i miei ospiti, anche alla luce delle dichiarazioni del direttore. Allora, voglio salutare prima di tutto Gino Rinaldi, che ci saluta da Reggio Emilia. Sì, fai bene Fabio con la regia ad aiutarmi nella lettura dei messaggi. Gianluca Di Biase, buonasera. Tiziano da Cusano Milanino, ricambio i saluti. Tiziana Cuttano, la nostra redattrice, buonasera anche a te. Francesco Di Gioia, che ci saluta da Novara. Poi ancora Piero Losito, che mi saluta, io ricambio. Buonasera Piero, buonasera da Cattolica, saluti a tutti e soprattutto complimenti a Tiziano, sempre neutrale ed equilibrato. Grazie Giovanni. Buonasera ad Antonio Annecchino, che ci sta seguendo. Poi ancora Antonio Napolitano, buonasera a tutti da Orbassano, Torino. Quindi vedete, insomma, siete davvero in tanti questa sera. Lorenzo Figurella, che ci saluta da Como, che bello ritornare a parlare di calcio, e siamo perfettamente d'accordo e in linea con il tuo pensiero. Buonasera da Ostuni, l'abbiamo scampata bella ieri, dice Antonio Tempesta, non so a cosa si riferisce, probabilmente a martedì. Roberto Galullo, ciao Tiziano, grazie anche a Roberto Galullo. Poi ancora Francesco Di Gioia, una bella vittoria lunedì mette d'accordo tutti e ritroviamo entusiasmo. Forza ragazzi, siamo perfettamente d'accordo. Lino Lamanna dagli Stati Uniti, buonasera Rossoneri, ma tutti in Italia state, c'è qualcuno per un caffè oltreoceano? Bellissimo questo messaggio di Lino Lamanna. Poi ancora Pierluigi Salvatore, buonasera Tiziano a te e ai tuoi ospiti, saluta anche l'avvocato Luciano De Biase. Donato Russo, buonasera a te Tiziano e ai tuoi squisiti ospiti, buonasera Donato anche a te. Ancora Gianluca De Biase che saluta Luciano De Biasi, Alessandro Parigi e il nostro Fabio Bertazzoli, insomma i nostri ospiti. Lino Lamanna, fai un salto in patria, dice Giovanni Pisani a Lino Lamanna, insomma dovrebbe venire da queste parti Lino Lamanna. Sergio Ruggero, buonasera a tutti, Forza Foggia, ora che ci siamo ricompattati non ci ferma più nessuno, e come vedete insomma è tornato l'entusiasmo. Buonasera Tiziano, ma Turchetta è stato tesserato per il Foggia, l'abbiamo detto poc'anzi con il direttore Pavone, è questione di ore. Roberto Casolaro ci saluta da Castel Maggiore, noi ricambiamo. Antonio Siliberti che ci sta seguendo, ancora carrellata di saluti. Alberto Urbano, siamo tornati uniti, compatti e più forti di prima, e su questo siamo d'accordo anche noi. Buonasera, ora speriamo che Canonico dia carta bianca a Pavone Zeman, li lasci lavorare in pace con qualche disponibilità economica in più. Beh, le dichiarazioni del presidente martedì sera erano proprio in questo senso. De Biasi alla cravatta che gli ha regalato Umberto Bossi, ecco adesso cominciamo anche con le battute in diretta. Piero Losito parla di Salvini, ci diamo anche alla politica stasera, insomma non ci facciamo mancare
niente in questa trasmissione. Allora, Giuseppe Rendinella ci saluta, insomma siete davvero tanti, poi torneremo a salutarvi e magari vediamo Michelangelo Metta, Pavone sei un grande, insomma ha dimostrato anche stasera di saperci fare. Quindi ancora sicuramente abbiamo sentito Peppino Pavone per una buona ventina di minuti, il direttore ci ha illustrato quello che è il momento Foggia, quindi dobbiamo attenderci ancora qualcosa dal mercato, sicuramente un difensore centrale, perché abbiamo capito che Tony Markic non rientra più nel progetto rossonero, quindi da qui a lunedì probabilmente, anzi sicuramente avremo delle altre novità. Adesso prima di attendere il collegamento con Francesco Sabatino del quotidiano Metropolis di Castellammare di Stabia, volevo sentire gli ospiti sulle dichiarazioni di Peppino Pavone. Comincerei proprio da Luciano De Biase, insomma direttore sportivo Pavone sicuramente molto deciso e sa già dove deve orientarsi e sicuramente come deve muoversi. Sì, mi è sembrato un Peppino Pavone molto sereno, molto equilibrato e con le idee molto chiare. Ci ha lasciato un dubbio su Nicoletti e quindi una porta aperta in uscita, sì. E credo che a quel punto probabilmente qualche altra cosa avverrà, perché andando via Nicoletti e Di Enno credo che qualcos'altro possa mancare a sinistra. Ci ha dato conferma che l'emergenza durerà ancora, ma credo, interpretando le parole di Pavone, che qualche altro colpo ci sarà, io credo, a centrocampo, perché il centrocampo sia un reparto che necessiti comunque di qualche altro rinforzo. Dispiace per questo infortuni e per queste indisponibilità prolungate. Per il resto credo che stiano andando tutti in un'unica direzione, Pavone, Zeman e Canonico, e abbiamo avuto oltretutto conferma della enorme ed estrema difficoltà di fare mercato al giorno d'oggi, e quindi è un dato che sul quale dobbiamo riflettere attentamente. Certo, fare certo. Mercato sta diventando sempre più difficile nel corso degli anni. Alessandro Parigi, volevo sentire anche te, insomma, sulla chiacchierata che ci siamo fatti con il direttore Pavone. Allora, il primo aspetto che emerge sicuramente è che sta cambiando in gennaio la politica di mercato di Pavone, cioè ha puntato molto sulle nuove leve quest'estate, mentre adesso, forse anche su richiesta della stessa proprietà, si sta puntando su giocatori con maggiore esperienza. Di Paolo Antonio e Turchetta sono due giocatori che hanno già una certa esperienza pluriennale in Serie C. Per quanto riguarda il discorso di Nicoletti, io penso che se un giocatore ha l'occasione di andare in B, probabilmente si troverà un punto di convergenza con il Crotone, perché probabilmente è l'occasione più importante, ecco, della sua carriera. E, per quanto riguarda Markic, se dovesse andare al Messina, anche dal mio punto di vista, si punterà su un altro, sicuramente su un altro difensore. Si parla di Buschiazzo, io di Buschiazzo ricordo soltanto un fallo bruttissimo a Nesta, che è indimenticabile, tra l'altro un giocatore che probabilmente prometteva anche piuttosto bene quelle poche volte in cui l'abbiamo visto. Anche se qualcuno poi asseriva che in essence si fosse fatto male da solo in quella circostanza, attenzione, perché il contrasto ci fu, ma probabilmente sì. In essence si fece danno da solo. Sì, è vero, diciamo che il giocatore era nel complesso molto, molto deciso, ecco, negli interventi, ecco, ricordo questo aspetto di Buschiazzo, soprattutto appunto nella partita contro la Casertana dell'anno scorso. Di Enno, francamente mi dispiace di Enno, però
Il direttore ha perfettamente ragione nel sostenere che non ha quelle qualità che richiede Zeman per un terzino. E se vi ricordate, quest'anno l'ho anche provato in qualche spezzone di partita come mezzala, ma ovviamente con risultati non soddisfacenti. Quindi, probabilmente anche per il suo bene si sta trovando una collocazione diversa, ecco, nel corso di questo campionato. Io mi aspetto delle sorprese, nel senso che Canonico, anche dopo l'accordo con Pavone e Zeman, aveva parlato di sorprese. Pavone invece in questa occasione ha detto che potremmo anche restare così. Io francamente credo che stia giocando di tattica, penso che anche davanti ci possa essere qualche sorpresa, e già con Turchetta comunque andiamo un po' a ridisegnare l'attacco, cioè siamo partiti con Merola, che è stato piuttosto sfortunato, Di Grazia o Curcio e Ferrante, ma già con Turchetta e magari, chi lo sa, un Cuppone, avremo sicuramente due attaccanti che cercano più la profondità, che giocano meno spalla alla porta, che insomma vedono un po' più la porta, ecco, sostanzialmente. Quindi probabilmente da questo punto di vista il Foggia potrebbe trasformare veramente il reparto di attacco, che è tra l'altro probabilmente quello che soddisfa meno, al di là delle prestazioni di Ferrante, che soddisfa meno la squadra di Zeman, ed è piuttosto un'anomalia quella di vedere un Foggia allenato dal Boemo che segna così poco. Certo. Fabio, insomma, con il direttore Pavone stasera abbiamo, come si suol dire, insomma, preso due piccioni con una fava, perché abbiamo parlato di mercato, ma abbiamo fatto anche il punto sulla gara di lunedì, neanche a farla apposta. Insomma, ci ha chiarito un po' di più a cosa va incontro il Foggia lunedì sera. Quindi ci ha facilitato anche, diciamo, un po' il compito per assemblare la probabile formazione. Comunque, è stata una bella chiacchierata. Il direttore ha praticamente risposto a tutte le domande. Turchetta, probabilmente è questione soltanto di ore il suo annuncio. Arriverà qualcosa ancora in difesa? Ti aspetti altro? Allora, prima di tutto Tiziano devo fare i complimenti perché stasera, grazie, perché l'abilità di un giornalista è anche saper fare le domande e a differenza di altri che fanno i processi, tu sei stato bravissimo e comunque bisogna anche ringraziare Pavone che ci ha risposto nei particolari. Questa sera sappiamo praticamente il 90% del mercato del Foggia perché in uscita, in attacco abbiamo Mercai e Vigolo, in entrata abbiamo i due nuovi ingressi. E per quanto riguarda la difesa, sicuramente ci sarà uno scambio col Messina. Messina dovrebbe andare Markic, mentre alla Foggia dovrebbe venire Fantoni. Quindi ci sarebbe uno scambio probabilmente alla pari in difesa. E penso che più o meno sia questo il mercato. È solo da vedere la situazione di Nicoletti, che comunque sia, il Crotone sembra che abbia già acquistato un altro calciatore che seguiva. Quindi non è detto che possa rimanere Nicoletti. Oh, Tiziano, voglio dire che i colleghi sono collegati, adesso li faccio Sì, entrare. facciamo entrare anche i colleghi Francesco Sabatino e Matteo Sborgia. Io andrei subito da Matteo Sborgia, così magari lo liberiamo anche subito, perché con Matteo Sborgia volevo un attimino. Ciao Matteo, buonasera prima di tutto. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Pescara Sport 24, giusto? Sì. Perfetto. Allora, noi ci siamo Mi sentiti sentite? ieri. Sì, ti sentiamo benissimo. Ok. Siamo sentiti ieri, mi chiedevi della trattativa di Rizzo, questo centrocampista del Pescara, Sì. però in giornata mi hai detto che insomma c'è stata questa smentita perché il calciatore probabilmente prende la strada di Messina. Sì, tornerà a Messina, lui è di Messina, tra l'altro è siciliano, quindi ti dico che andrà lì, insomma, Certo. sicuramente andrà lì. Che mercato è quello a cui stiamo assistendo, Matteo? Ma è un mercato anomalo, strano, perché comunque c'è il problema dell'indice di liquidità, c'è il problema delle liste, quindi se non esce qualcuno non entra nessuno, perciò diciamo che è una sorta di puzzle che si deve comporre e si deve scomporre, secondo me.
Che mercato è quello che sta portando avanti il Foggia? Tu che lo segui da, naturalmente da esterno. Ma io tra l'altro, anzi mi dà l'occasione di dire che conosco bene Pavone, perché con Zeman è stato qui a Pescara, diciamo, è stato qui a Pescara tipo, se non ricordo male, nel 2017, sì. E il mercato del Foggia è un, cioè, deve essere un mercato funzionale a Zeman, secondo me, perché Zeman, voi lo sapete meglio di me, ha bisogno dei cosiddetti suoi calciatori. Certo. A Zeman non interessa il nome, a Zeman interessa la funzionalità di un calciatore. Si parla di, si faceva il nome di Deli accostato al Foggia un po' di settimane fa, insomma il calciatore ha un ingaggio piuttosto, piuttosto alto. Oggi spunta l'ipotesi Bari, cosa, anzi sì, Bari ma anche Pordenone, cosa ne sai di più in merito? Ma Deli, da quello che ricordo comunque è stato un vostro ex. Certo. Dall'altro, mi dai l'opportunità anche di parlare di una cosiddetta voce che era uscita, poi è stata subito smentita, su Galano, perché su Galano è stato fatto un sondaggio comunque del Foggia, poi diciamo che Pavone non ha, cioè possiamo dire che c'è stata solo una richiesta di informazioni, perché appunto Galano è in uscita ma non rientra nei parametri economici del Foggia, perché ha un ingaggio molto molto importante. Tu segui il Pescara, insomma, sponda Pescara, girone B della Serie, sì. C, che campionato è quello e soprattutto come si sta muovendo anche il Pescara in questo calciomercato? Ma è un campionato, diciamo, in cui Modena e Reggiana e Modena la fanno da padrone, perché stanno facendo un campionato a sé. Poi ci sono le altre come Pescara, Entella, Cesena, che comunque sono un po' in ritardo, ma bisogna fare i complimenti a queste due corazzate, a Modena e Reggiana e Modena, che stanno ammazzando tra virgolette questo torneo. Circa il Pescara, mi ricollego al discorso che facevo prima, perché comunque il Pescara è prigioniero di queste regole del mercato, dell'indice di liquidità, delle liste, perché ci sono dei parametri molto stringenti per quanto riguarda le liste, 24 giocatori, e poi anche di questi casi che sono purtroppo esplosi qui, come quello di Galano e quello di Rizzo, perché Galano e Rizzo non fanno più parte della compagine biancazzurra, sono proprio ai margini, quindi devono essere mandati via per forza. E queste sono senza dubbio grane molto molto importanti da risolvere. Un'ultima domanda Matteo, poi ti libero. Tu che hai seguito, insomma, il Pescara di Zeman, quell'anno, insomma, in cui veramente sono stati battuti tutti i record in quella stagione, secondo te, facendo un parallelo con il lavoro che svolge il tecnico Boemo, quali sono le difficoltà che quest'anno secondo te sta incontrando sia il mister che il gruppo a disposizione nell'assimilare quelli che sono poi i dettami del tecnico? Ma a Pescara diciamo che Daniele De Ricarri, l'ex DS, fu molto bravo a fare la squadra seguendo i dettami di Zeman, a togliergli quei giocatori che non erano confacenti a tali dettami, e quindi si è creata una sorta di alchimia perfetta. Ecco, bisogna far sì che tutti questi elementi vadano a dama,
altrimenti anche dal punto di vista ambientale. Per esempio, a Zeman, come tutti, non piace il Covid. Zeman vuole il pubblico. Quindi poi da cosa nasce cosa? Ma prima di tutto la società deve essere una società importante, perché deve seguire Zeman sotto ogni punto di vista. Cosa che nella prima esperienza si è verificata a Pescara. Certo. Nella seconda, per esempio, no. Ok. Grazie Matteo Sborgia di Pescara Sport 24, gentilissimo, e grazie per aver partecipato a Bordo Campo. Grazie. Ciao, buonasera, buon lavoro. Allora, da Pescara a Castellammare di Stabia, insomma, di strada ce n'è un po' da fare. C'è il collega Francesco Sabatino del quotidiano Metropolis di Castellammare di Stabia. Allora, si parla di Juve Stabia Foggia, questo posticipo di lunedì sera in diretta Rai, e naturalmente adesso vogliamo sapere da Francesco tutte le ultime novità sulla Juve Stabia. Noi abbiamo parlato di Foggia, Juve Stabia all'andata, adesso sono cambiate un po' di cose sicuramente. Francesco, facci un po' il quadro della situazione in casa Vespe Stabiesi. Innanzitutto buonasera a tutti e, ciao, grazie per l'invito. Guarda, Juve Stabia proprio diciamo in questa settimana rispetto alla gara di Campobasso arriverà con qualche rinforzo in più. No, è stato ufficializzato Dini tra i pali, che è arrivato dalla Fedelisandria, che è un calciatore, un portiere che il DS Rubino conosce benissimo perché l'ha avuto con sé a Trapani, no? Proprio nell'esperienza in cui la Juve Stabia andò in B, il Trapani si giocò la promozione con la Juve Stabia fino all'ultimo, quindi è arrivato questo nuovo portiere che si aggiunge al Russo. Ha rinforzato anche la difesa, perché è arrivato a sinistra, è arrivato Ciro Panico dal Cosenza. Sì. Diciamo un'operazione che sapevamo tutti, ma ha sorpreso, diciamo, per come è arrivata, perché pensavamo tutti che fosse in prestito, invece è arrivata a titolo definitivo. Mentre a destra è arrivato un giovanissimo come Peluso, un 2001, preso dalla Marigliana. Proprio oggi il club ha ufficializzato invece due addii, perché ha lasciato il portiere Lazzari, che non ha trovato praticamente mai spazio, e lo stesso Lipari, che è tornato alla Juventus, si è risolto anticipatamente il prestito. Operazioni che la Juve Stabia doveva fare per forza, perché, diciamo, per la famosa lista di cui si parlava prima, la Juve Stabia al momento aveva 25 elementi rispetto ai 24. Con queste due partenze si è liberata anche un posto, visto che in questi ultimi giorni, diciamo, il DS Rubino è impegnato a trovare un altro esterno offensivo che possa allungare la batteria di mister Sottili. In tal senso, da giorni si vocifera di De Silvestro in uscita dal Grosseto, che ha un passato con il Siracusa, però vediamo, perché il buon direttore Rubino ci ha anche insegnato a colpi così non preventivati all'inizio. Certo. Per quanto riguarda la formazione, diciamo che rispetto alla gara di Campobasso torna sicuramente un calciatore che voi conoscete benissimo come Tonucci, perché ha scontato il turno di squalifica, è il capitano, quindi è in dubbio che sarà sicuramente titolare in questa partita, anche se, diciamo, a livello di piazza i tifosi preferiscono di gran lunga Trust, che è una bandiera, no? Però Sottili da questo punto di vista ci ha, fin da quando è arrivato, ma anche Novellino prima di lui, raramente li ha schierati insieme, preferisce sempre che giochi uno solo dei due, visto che a fianco l'inamovibile come centro-sinistra è Caldone. Quindi ci sarà sicuramente il ritorno di Tonucci. Importa come dicevo, allora, prima, Francesco, la regia prontamente manda in sovraimpressione la probabile formazione. Io la vado a leggere, poi entriamo proprio nel dettaglio delle questioni, e magari, anche se manca qualche giorno alla partita, perché siamo ancora giovedì, se hai qualche possibile così alternativa a questo 11, ce lo dirai dopo. Russi tra i pali nel 4-2-3-1 di Sottili, che è il tecnico della Juventus. Scusami se ti interrompo. Russo tra i pali, Donati, Tonucci, Caldore e Panico a formare i quattro di difesa, Altobelli e Davì i due di centrocampo, con Ceccarelli, Schiavi e Stoppa dietro Eusepi.
unica punta. Dovrebbe essere questo più o meno, insomma, lo schieramento dei giallo-blu lunedì. Sì, diciamo che ci sono un paio di dubbi. Il primo innanzitutto è sull'utilizzo di Bentivegna, che era già assente a Grosseto perché il mister, lo staff medico ha provato a recuperarlo fino all'ultimo, ma ha problemi a un polpaccio, quindi anche questa settimana, diciamo, si sta facendo di tutto per rimetterlo in piedi. È chiaro che se Bentivegna dovesse esserci, sarebbe titolare sicuramente. In quel caso Stoppa agirebbe da trequartista con Bentivegna e Ceccarelli sulle fasce. Quindi diciamo il dubbio principale è su come sta Bentivegna e se il polpaccio reagirà bene, diciamo, a questa settimana di lavoro differenziato e terapie. L'altro dubbio è tra i pali, no? Perché è appena arrivato Dini, quindi è da capire se mister Sottili continuerà a dare fiducia al Russo, che è una bandiera, no? Perché è stata anni a Castellammare di Stabia e anche Stabiese Doc, quindi diciamo è apprezzata dal pubblico e da tutti, però è chiaro che quando prendi un portiere come Dini, che ovunque è stato, ha giocato titolare, è chiaro che si pone subito il dualismo, e quindi diciamo è una scelta che verrà fatta solo all'ultimo. Poi per il resto penso che ci siano pochi dubbi, perché massimo potrebbe essere Cacca Barozzi se sta bene a centrocampo, ma Altobelli e Davi penso che siano ampiamente inamovibili. Poi per il resto Eusepi è sicuramente il punto di riferimento dell'attacco, con Evacuo pronto a dare una mano a gara in corso. Per concludere il collegamento con te, Francesco, insomma, è una Juve Stabia sicuramente diversa rispetto a quella della passata stagione, che insomma aveva centrato i playoff sicuramente con una condotta, con un campionato ben giocato per tutta la stagione, dove dava continuità soprattutto ai risultati. Che cosa è mancato quest'anno per vedere la stessa Juve Stabia secondo te? Guarda, da questo punto di vista quella Juve Stabia di cui tu hai parlato, no? È allenata da Patalino, spiccò il volo nel girone di ritorno. Certo. Perché fece un girone di ritorno veramente incredibile, con tanto di record, con una serie di vittorie, mi sembra ben 9 se non erro, consecutive fuori casa, che era un record. Ma quella Juve Stabia ha svolto proprio dopo il mercato di gennaio, condotto da Pavone, che voi conoscete sicuramente meglio di me, che portò giù calciatori che sulla carta nessuno conosceva, no? Penso ad Esposito, preso dal Bari, Elizalde, lo stesso Farrone in porta, è vero, portò anche un attaccante come Marotta che fece la differenza, è tutto. Però quella Juve Stabia spiccò il volo dopo il girone di ritorno. Diciamo che anche quest'anno il girone d'andata ha rimarcato un po' quello dello scorso anno. A differenza dello scorso anno, era che Patalino aveva dato un'impronta tattica che si vedeva ad occhio nudo, quindi quella Juve Stabia giocava a memoria, aveva problemi a finalizzare. Questa Juve Stabia invece fa fatica, anche perché basta vedere la formazione che avete fatto vedere un po' prima, non c'è un vero e proprio regista di centrocampo, si affida ad Altobelli e Davi, che sono due calciatori più fisici, che preferiscono l'interdizione piuttosto che impostare, no? L'unico regista di ruolo che aveva la Juve Stabia, Berardocco, è andato via, che è stato ceduto alla Carrarese. Quindi diciamo è una Juve Stabia che si affida molto più al fisico, almeno per quella vista nel girone d'andata si affidava soprattutto alla spinta a sinistra di Rizzo, che però è venuto lì da voi e quindi ora ve lo godete voi nel girone di ritorno. Ecco, per concludere, che calciatore è questo Alberto Rizzo? Guarda, nel girone d'andata è stato sicuramente uno dei pochi calciatori positivi della Juve Stabia, cioè di quelli che si è ben disimpegnato. Non a caso era anche il miglior assist man della squadra, un calciatore che in fase di spinta poteva essere considerato un'ala aggiunta e quindi con il gioco di Zeman non può far altro che esaltarsi. Forse ha qualche amnesia di troppo in fase difensiva, diciamo quello sì, però in fase offensiva è veramente un'ira di Dio, possiamo dire così, anche perché poi il direttore Pavone li conosceva entrambi benissimo, visto che quest'anno avete preso anche Garattoni, certo, che era il terzino destro, quindi diciamo ha preso le ali dello scorso anno di Patalini e le ha portate a Zeman, che diciamo da questo punto di vista è un maestro e quindi li può soltanto far migliorare.
Certo, grazie a Francesco Sabatino del quotidiano Metropolis di Castellammare, gentilissimo, e grazie per la tua disponibilità. Buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Allora, naturalmente poi ci risentiremo lunedì per la gara di Castellammare. Ciao, buon lavoro ancora. Allora, torniamo a noi, c'è qualche messaggio ancora da leggere. Volevo chiedere se secondo voi l'assenza di Ferrante lunedì potremmo vedere un tridente con Curcio al centro, Merola e Tuzzo, e questo magari poi lo andremo a vedere dopo quando parleremo della probabile formazione. Ancora ci scrivono: per lunedì il Foggia è come un pugile che sembra già perdente prima del match, poi durante il match sfoggerà una prestazione esemplare e vincerà contro tutti i pronostici. Sicuramente lunedì faremo una grande partita con una grande vittoria, mai dire mai, anche in piena emergenza. Quindi vedete, c'è davvero tanto entusiasmo, è tornato l'entusiasmo nell'ambiente rossonero. Sono le 22, trascorre il tempo questa sera, dopo aver sentito anche Peppino Pavone in apertura, una chiacchierata di 20 minuti nella quale abbiamo fatto davvero il punto della situazione sia in campo che per quanto riguarda il mercato. Io vorrei tornare da voi. Prima di tutto vorrei con voi aprire il discorso partita, anzi con Fabio vorrei andare a vedere la schermata del mercato, giusto per chiudere il capitolo mercato. So che abbiamo preparato anche delle grafiche e quindi è giusto che le andiamo a vedere. Ringraziamo anche Francesco De Cillis per le grafiche, così come ringrazio tutta la redazione di Foggia Gol per l'apporto che mi dà sempre prima di questa trasmissione. Gli acquisti li vedete già pronti: Rizzo, difensore dalla Juve Stabia a titolo definitivo, Vitali, attaccante del Campobasso a titolo definitivo, Di Paolo Antonio del Monterosi, centrocampista ex Teramo, anche prestito con diritto di riscatto, ma sicuramente un calciatore su cui il Foggia punterà. Poi ci sono Provitolo, portiere 2004, Trotta, centrocampista 2004, Pipoli, difensore 2005, questi naturalmente per ciò che riguarda il discorso settore giovanile e primavera nello specifico. Per quanto riguarda le uscite, vedete Ballarini, torna a Udine per fine prestito, Mercai, definitivo al Campobasso, Turi, definitivo al Taranto, e c'è Mininno, questo ragazzo della primavera, un ottimo elemento sul quale il Foggia punta anche per il futuro, è in prestito alla Pianese. Quindi insomma un po' di movimenti. Ci sono anche le possibili trattative che il Foggia sta portando avanti. Abbiamo sentito Peppino Pavone, Dienno, Marchic e Vigolo dovrebbero partire. Peralta, Cuppone, Buschiazzo, Fantoni, difensore del Messina, e Turchetta, che noi diamo ancora come possibile entrata, anche se sappiamo che nelle prossime ore la trattativa dovrebbe chiudersi definitivamente. Questo insomma il quadro del mercato. Andiamo, tuffiamoci in campo adesso, perché c'è da raccontare di una partita che arriva lunedì. Luciano De Biasi, insomma abbiamo sentito Peppino Pavone, un Foggia ancora in emergenza anche lunedì. Bisognerà davvero stringere i denti, magari affidarsi anche a qualche volto nuovo appena arrivato per cercare di mettere in campo una formazione. Credo proprio di sì, credo che lunedì avremo necessità di qualche giocatore nuovo, perché ad esempio l'esperimento di Rocca a destra credo che non lo rivedremo. Anche perché Garattoni ci vorranno ancora un paio di settimane prima di rivederlo, quindi. Sì, ma soprattutto magari giocherà qualche altro sulla destra, ma ad esempio Rocca non lo vedremo a destra. Credo che Di Paolo Antonio troverà subito la maglia da titolare, è indispensabile vederlo lunedì in campo. E Curcio lo vedremo probabilmente centravanti, e uno tra Merola e il nuovo arrivato del Campobasso li vedremo titolari. Ci aspetta una partita molto molto difficile a Castellammare, una partita molto fisica, e spero che i ragazzi possano andare oltre il cuore, perché è veramente una partita complicata quella che ci attende lunedì. Bisogna anche essere onesti, nudi e crudi.
però andremo molto convinti. Credo che gli episodi societari avvenuti tra la società e la dirigenza qualche giorno fa e chiariti comunque abbiano dato la società, e la società e lo staff tecnico e lo staff, la società e lo staff tecnico. Sì, sì. Possano dare quella carica in più ai giocatori. Certo, certo. Alessandro Parigi, anche da te, insomma, volevo sentire un po' il tuo punto di vista in proiezione posticipo. Insomma, le notizie che ci ha dato il direttore Pavone non sono proprio delle migliori. Insomma, non c'è da essere tanto tranquilli. Però bisognerà fare di necessità virtù. Che cosa si inventerà mister Zeman? Abbiamo sentito anche di un Di Grazia che è rientrato in gruppo e che si è allenato anche abbastanza bene. Insomma, cominciano a rientrare anche gli infortunati. Beh, intanto voglio dire che io non mi fido mai delle trasferte campane. Al di là della posizione in classifica che può avere la Juve Stabia, al di là del fatto che sia stata ridimensionata rispetto all'anno scorso, le trasferte campane sono sempre trasferte molto difficili per il clima, per l'ambiente, per il temperamento, per l'agonismo in campo, e sono d'accordo con Luciano quando dice che sarà sicuramente una partita molto 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 fisica, anche perché abbiamo sentito dal giornalista di Castellammare ha proprio il punto di forza, se vogliamo dire così, della Juve Stabia non è certo la qualità dei singoli, avendo due centrali in interdizione. Direi che probabilmente ci presentiamo in condizioni ancora peggiori rispetto alla partita contro Latina, perché con Ferrante, io mi sono messo le mani tra i capelli quando ho sentito di Ferrante con il Covid, e probabilmente se il DS dovesse riuscire a chiudere tra domani e dopodomani Turchetta, magari riusciamo anche a vedere Turchetta in campo, anche perché siamo veramente spuntati. Tu dicevi di Di Grazia. Non so in che condizioni si possa presentare il ragazzo. Magari vedremo Merola, probabilmente, perché ha fatto qualche minuto contro il Latina. Da Merola io mi aspetto molto di più rispetto. Certo. È stato sfortunato assolutamente per l'infortunio, però in quelle volte in cui l'abbiamo visto, Merola, attenzione, è un ragazzo che tecnicamente probabilmente è uno dei migliori che abbiamo in rosa, perché sicuramente ha un ottimo palleggio, però in una squadra di Zeman devi essere funzionale al gioco di Zeman. Io ricordo quando ero piccolo il Foggia di Zeman, di Zemanlandia, chiunque entrasse in campo, no, era funzionale, entrava, certo, in un meccanismo perfetto. Direi che quest'anno questo meccanismo perfetto l'abbiamo visto in qualche spezzone di partita, e forse, anzi sicuramente, contro il Bari a San Nicola, forse contro l'Andria nel derby e in qualche spezzone, forse proprio con la Juve Stabia, ricordo all'andata nel secondo tempo giocammo veramente veramente bene. Quindi direi che sicuramente sarà difficile avere un 11 altamente competitivo per forza di cose. Anch'io mi auguro, francamente, non me ne voglia, ma non vorrei rivedere Michele Rocca terzino, perché l'ho visto molto molto spaesato, assolutamente fuori luogo nella partita contro il Latina, anche perché la sua qualità servirebbe di più a centrocampo. Fabio, con te vorrei andare a dare subito un'occhiata al prossimo turno e naturalmente dare un'occhiata anche alla classifica. Poi voglio sentire anche da te in proiezione Castellammare di Stabia, insomma, il tuo pensiero. Paganese Bari, Messina Picerno, Potenza Avellino, Andria Campobasso, Catania Catanzaro, Palermo Monterosi, Latina Taranto, Turris Vibonese, Monopoli Francavilla, Juve Stabia Foggia. Rimaniamo un attimo sulla schermata. C'è questo Monopoli Francavilla che diventa uno scontro d'alta classifica, così come l'Avellino va a Potenza, un Potenza che ha bisogno di riprendere a correre. C'è questo Catania che è un po' la mina vagante del campionato, che ha pareggiato a Bari domenica, che affronta il Catanzaro in casa. C'è il Monterosi che va a Palermo, il Monterosi sbarazzino che prima della fine d'anno ha fatto vedere a Foggia, insomma, di che pasta è fatta. E poi c'è Turris Vibonese, la Turris che deve confermare
il momento buono, soprattutto quando gioca lontano dalle mura amiche. Andiamo a vedere anche la classifica alla vigilia di questo turno. Bari 45, Monopoli 38, Avellino e Turris e Francavilla 36, Palermo 34, Catanzaro 33, Foggia e Taranto 31, Picerno 29, via via tutte le altre. Foggia e Catania hanno meno 2 in classifica, il Foggia avrebbe 33 punti nella sua classifica. Insomma, poi tutto sommato è vero, Fabio, guardando la classifica, 33 punti sul campo, il terzo posto non dista neanche poi tanto, insomma solo tre punti, quindi tutto sommato è un Foggia che può ancora riprendere a correre. Ma è chiaro, anche perché comunque sia il discorso promozione diretta è impossibile, sia per un fatto matematico che per un fatto di logica. Quindi il nostro obiettivo rimane il miglior piazzamento possibile nei playoff e le distanze sono ancora colmabili. Per quanto riguarda la partita di lunedì, credo che comunque sia il Foggia avrà una reazione positiva. Io sono ottimista. La formazione penso che sarà all'altezza, perché sperando che non ci siano nuovi casi Covid, la formazione, diciamo che abbiamo previsto, è una formazione ottima, che prevede un triste attacco con Curcio, Merola e il nuovo Vitali. Questo ragazzo bisogna tenerlo d'occhio perché è veramente bravo, e speriamo che Merola finalmente possa tornare a deliziarci con un suo gol. E poi sicuramente quando riguarda il centrocampo, vista la perdurante assenza sia di Maselli che di Peterman, sicuramente sarà l'occasione per mettere Di Paolo Antonio direttamente come playmaker della squadra, perché non vedo altre alternative, è l'unico che può ricoprire quel ruolo, visto che comunque sia Gallo è stato provato e non è piaciuto al mister. Beh, dovesse arrivare anche Turchetta nelle prossime ore, potrebbe anche essere gettato nella mischia. Allora, io direi di andare a leggere, a salutare qualche altro nostro telespettatore, perché sono davvero tanti questa sera. Riprendiamo a leggere e a salutare chi ci sta seguendo, poi andremo a vedere il servizio di presentazione della gara di domenica. Quindi con l'aiuto della regia andiamo a leggere un po' di messaggi. C'è Annisa Barbaro che dice: il direttore sportivo ha lasciato intendere di voler gettare le basi per un solido futuro. Poi siamo aperti a qualsiasi sorpresa voluta dal destino. Del resto i sogni non hanno scadenza, dice Annalisa Barbaro. E quindi insomma sicuramente ha riassunto un po' quello che ha detto il direttore. Sabato mattina Turchetta è a Foggia, ci dice Giuseppe Scarpiello. Probabilmente questo tifoso è certo di questa notizia. Poi domani e venerdì ci sarà sicuramente qualche altro acquisto, dice Giovanni Pisani. Poi l'amico Salvatore Tardivo dalle Marche: per lunedì Foggia è come un pugile, questo l'avevamo già letto prima, è come il pugile, insomma, che poi alla fine reagirà. Era Salvatore, non avevamo salutato prima con il nome il nostro tifoso. Si parla di Rizzo del Pescara che va a retrocedere a Messina, ci dice Fulvio Cicchella. Poi ancora domani e venerdì altri acquisti. Massimiliano Ferro che ci saluta e ci sta seguendo. Nicoletti, addirittura Fulvio Cicchella dice: Nicoletti per Gosens e Vigolo per Vlahovic. Insomma, sarebbe un mercato da pazzi questo, perché insomma accettare questi scambi. Poi ancora vediamo chi ci ha scritto. Lino Lamanna: Galano neanche a Bari lo vogliono più. Massimiliano Ferro, un giornalista pescarese, ospite per dire due chiacchiere. Sì, l'abbiamo invitato anche per la questione della trattativa con Rizzo. Massimiliano Ferro dice: se volevate sapere veramente il Pescara di Zeman, parlate con me, perché Massimiliano è di Pescara, quindi seguiva anche i biancocelesti. In difesa scambio Markic-Fantoni con il Messina, probabilmente potrebbe essere questa l'operazione che porta, che potrebbe andare in porto. Alberto Urbano dice: le difficoltà sono dovute al Covid ed alcuni calciatori infortunati e non adatti agli schemi. L'anno prossimo con la gradinata rifatta almeno 6.000 abbonati. A proposito della gradinata, proprio il presidente Canonico martedì sera ha rincuorato un po' il popolo rossonero, perché nei primi giorni di febbraio dovrebbe cominciare il montaggio dei seggiolini. Sono stati ordinati dalla
ditta che deve eseguire i lavori, e quindi probabilmente a febbraio la gradinata potrebbe tornare agibile. Vediamo un po', Giovanni Pisani lavora al Metropoli, la discoteca che avevamo a Foggia negli anni 90, le solite battute che fa Giovanni Pisani. Luciano ha contagiato anche Fabio Bertazzoli, che si sta addormentando. Luciano, che cosa fai in diretta? Io non lo so. Domenica. No, allora, invece, io stavo riflettendo e andavo in controtendenza rispetto a quello che diceva l'amico Fabio Bertazzoli. Perché? Perché Rocca Play, io ce lo vedo come soluzione di emergenza invece. Se Di Paolo Antonio non è pronto... Ma Rocca è squalificato, Luciano, scusami. Ah, Rocca è squalificato con Peterman, sì. Quindi è costretto. Allora è una soluzione obbligata quella di Paolo Antonio centrale con Garofalo e Gallo. Però sentite Fulvio Cicchella, no? Si cimenta nella probabile formazione di lunedì. Dice Alastra, Martino, Girasole, Di Pasquale e Nicoletti... Di Paolo Antonio, Merola, Garofalo, Curcio, Gallo e Vitali. E insomma, diciamo che in base a quello che ha detto il direttore Peppino Pavone, potrebbe essere questa, anche se Turchetta, io non trascurerei Turchetta, perché se Turchetta arriva potrebbe anche essere gettato nella mischia. Certo, posso fare una provocazione? Sì, ma dico, senza fare a meno di Ferrante in una gara come quella di Castellammare, insomma, dispiace. Dimmi, Alessandro. Ma se dovessero arrivare Turchetta insieme a Cuppone e Ferrante, Curcio dove lo mettiamo? Chiedo agli ospiti. Si deve chiederlo a Zeman. Ma non credo che ci sarà, anche perché il direttore ha detto potremmo anche rimanere così, ha fatto capire che insomma non ci saranno altre operazioni. Se qualcosa avverrà, probabilmente proprio nelle ultime battute del mercato dovesse capitare la occasione, insomma, così la possiamo definire. Però ha parlato del reparto di attacco, se avete fatto caso ha nominato tutti i calciatori disponibili nel reparto d'attacco, e quindi insomma ha fatto capire che con l'arrivo di Turchetta ci siamo già teoricamente, anche perché Turchetta può giocare anche centrale e potrebbe essere l'alternativa. Non credo che arrivi Ferrante. Ha detto il direttore, anche io ho questa impressione. Allora, 22:16, andiamoci a seguire il servizio di presentazione, più che servizio di presentazione è il servizio di giornata sul calcio Foggia. Ce lo seguiamo in tutta tranquillità e poi torniamo a chiacchierare tra di noi. Potrebbe essere questione di ore l'annuncio ufficiale del quarto rinforzo di questo mercato in casa Foggia. Il club di Viale Ofanto pare aver raggiunto l'accordo per acquisire le prestazioni di Gianluca Turchetta, classe 91, esterno sinistro di attacco adattabile anche a centrocampo, in forza limolese dove in questa stagione ha realizzato finora 3 reti nelle 15 gare giocate. Turchetta ha vestito anche le maglie della Casertana, del Sud Tirol, della Maceratese e ha esordito in Serie B con la maglia del Cesena, formazione nella quale è partito dal settore giovanile. L'arrivo dell'estroso calciatore va ad aggiungersi ai precedenti colpi messi a segno di Alberto Rizzo, Pablo Vitali e Alessandro Di Paolo Antonio. Smentita prontamente la strada che porterebbe a Giuseppe Rizzo, centrocampista del Pescara, che in riva all'Adriatico darebbero in procinto di partire alla volta di Messina. Continuano a farsi strada le piste che porterebbero a Luigi Cuppone, attaccante del Cittadella, Serie B, reduce da una esaltante stagione a Caserta, condita con 14 reti, e Fabrizio Buschiazzo, classe 96, uruguaiano, difensore centrale, ex casertana nella passata stagione, attualmente in forza all'Once Caldas nel campionato colombiano. Proseguono le sedute di allenamento in vista della trasferta in terra campana con Zeman, che ha ripreso il timone del gruppo. Per la gara di lunedì ancora emergenza in casa Foggia, dettata dai casi di positività al Covid, alle squalifiche di Peterman e Rocca a centrocampo e dal recupero a pieno regime di quei calciatori reduci da infortuni piuttosto lunghi.
qualche problema anche nel reparto di attacco, dove potrebbe essere utilizzato anche qualche nuovo arrivo in maglia rossonera, considerato che proprio lunedì chiuderà i battenti la sessione di mercato invernale. È chiaro che per avere un quadro esatto della situazione probabilmente bisognerà attendere le ultime ore che separeranno Curcio e compagni dall'impegno. Intanto è stato designato il direttore di gara del match di lunedì sera di Castellammare di Stabia. Sarà il signor Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste a dirigere la sfida tra i rossoneri e le Vespe Stabiesi. Tiziano, quando pare qualche problema a connettersi. Nel frattempo ha fatto una grafica sulla probabile formazione del Foggia, che adesso vado a visualizzarla. Questa è quella della Juve Stabia. Ecco qua la probabile formazione che abbiamo previsto: Alastra in porta, in difesa Martino a destra, Nicoletti a sinistra con Di Pasquale e Girasole, centrocampo con Di Paolo Antonio, playmaker, con a sinistra Gallo e Garofalo, che comunque come alternative ci sarebbero Rizzo al posto di Gallo e Rizzo Pinna al posto di Garofalo. In attacco il tridente Curcio, Merola e Vitali. Allora, nel frattempo che aspettiamo Tiziano, che credo che Curcio vada. Il microfono, Luciano. Il microfono. Luciano. Pronto? Okay. Dicevo, sì, credo che Curcio giochi da centrale e Merola in fascia. Credo che sia più probabile questo. Potrebbe anche essere sì una soluzione. Comunque ci sta il giovane Vitali, che per poco che ho visto anche sì, strutturato Fabio. Bene fisicamente, quindi diciamo l'unica nota positiva della partita contro il Latina è come entra il piglio giusto con cui è entrato Paolo Vitali. Tra l'altro ha rischiato anche di segnare. Una delle poche mezzale che abbiamo visto fino adesso che si è inserito come dovrebbe fare una mezzala in un 4-3-3 di Zeman, quindi direi che promette bene il ragazzo. Sì, ha fatto un bel taglio, il movimento a tagliare è stato molto, molto bello. Sì. Poi c'è da vedere la situazione di Rizzo, perché Rizzo, come ha parlato il collega di Castellammare di Stabia, è un calciatore molto interessante, quindi molto dipenderà anche dalla questione Nicoletti, se verrà confermato o se il Crotone, diciamo, dovesse prelevarlo. Quindi in quel caso è chiaro che giocherebbe Rizzo nel ruolo di esterno di sinistra. Comunque sia, io ripeto, la vedo bene questa partita. Io mi ricordo quando giocavo la schedina e la squadra perdeva in casa, poi successivamente si rifaceva andando a vincere a sua volta fuori casa. Quindi spero che il Foggia faccia la stessa cosa. Comunque sia. Allora, Tiziano, c'è qualche problema di connessione, aspettiamo un altro po', se non dovesse arrivare passiamo alla chiusura. Poi penso che la difesa così si presenta anche piuttosto bene, Sì. Dovesse rientrare Martino con Girasole, che comunque ha sempre fatto piuttosto bene all'inizio dell'anno. Ricordiamoci che Di Pasquale non giocava ancora e comunque abbiamo sempre parlato bene del ragazzo. Mi dispiace per Sciacca, perché comunque è un giocatore che dirige la difesa. E poi c'è Nicoletti, sì, come dicevi tu, Nicoletti deve avere la testa per restare a Foggia, altrimenti diventa un problema per noi. Quindi, questa è un'impressione che ho ricavato anche io, credevo fosse un'impressione soltanto mia. Però ho avuto l'impressione che Nicoletti nell'ultima partita non fosse molto presente, almeno a livello agonistico, non era il Nicoletti di sempre. Esatto. È vero che comunque tutta la squadra stava un po' in bambola, quindi non è che possiamo pensare che Nicoletti sottotono e gli altri che hanno fatto una grande partita. No, quello sicuramente no. Lo vedremo subito comunque lunedì, vedremo l'approccio che avranno, l'approccio agonistico, perché nell'ultima partita si aveva l'impressione che i giocatori arrivassero sempre in ritardo anche sulle seconde palle, a livello di reattività il Latina fosse un attimino più presente, quindi vedremo e speriamo, siamo certi che l'approccio sarà completamente diverso lunedì. Comunque con questi ritocchi che sta facendo Pavone, quando saranno tutte a disposizione abbiamo una rosa ottima, secondo me veramente potenziata,
perché se andiamo a vedere chi va via e chi viene, ci sta un ricambio di giocatori più esperti di categoria. Indubbiamente il salto di qualità ci dovrebbe essere, quindi speriamo che al più presto si riescano a ristabilire tutti quanti, e speriamo anche che Peterman scondi la squalifica e non si faccia più beccare in reazioni. Ecco, è tornato Tiziano. È tornato il conduttore che all'inizio ha avuto problemi. Aveva usurpato il ruolo, Fabio. No, ma Fabio ormai è diventato un tecnico anche alla conduzione, quindi non mi sono preoccupato più di tanto, problemi di connessione che ho risolto immediatamente, ma con Fabio sono in buone mani, perché ormai da quando conduce Ci Vediamo Lunedì è diventato ha preso possesso anche lui della conduzione, insomma è un tuttofare il nostro editore, quindi ero sicuro che non avrebbe risentito. Tiziano Richiero si è andato a bere il caffè corretto, probabilmente avevo bisogno anche di un caffè per riprendermi un po'. 22:25, allora abbiamo seguito il servizio sul Foggia. Volevo tornare un attimo sulla probabile formazione che mi sono perso quando non sono stato in diretta. Noi abbiamo ipotizzato Alastra, Martino e Nicoletti, Di Pasquale e Girasole. Fin qui siamo con Fulvio Cicchella, che insomma aveva preventivato questo tipo di formazione. Poi Garofalo, Di Paolo Antonio e Gallo a centrocampo con... Tiziano, si va a prendere un altro caffè? Sei frizzato, Tiziano. Strana sta cosa, comunque. È da un po' di tempo che succedono delle cose strane anche a me, a livello di connessioni, a livello di tentativi di hacker, diciamo. Ah, quindi non vorrei che sia una cosa voluta. Sì, Fabio. Approfitto per dire, guardando la formazione, vedo un po' leggerino l'attacco. Ecco. Eccolo. Tiziano, ci senti? No, ci senti. Un po'. No. Sì, l'attacco è... Ma perché le caratteristiche che ha Ferrante non le ha nessuno. Le specifiche caratteristiche, non le ha nessun altro. Doveva averle Mercai all'inizio anno. Doveva averle Mercai, doveva essere l'alter ego, in realtà poi siamo rimasti un po' delusi del ragazzo. Comunque ha avuto un'involuzione Mercai. Male Mercai, secondo me c'è stato proprio uno scarso feeling fra Mercai e Zeman, perché inizialmente Mercai lo vedevo molto pimpante, poi probabilmente Zeman gli doveva far fare delle cose che non erano nelle sue corde, e quindi probabilmente il ragazzo si è un po' svogliato, si è un po' lasciato andare. Perché inizialmente... Diciamo che si è applicato più Tuzzo, sebbene abbia avuto un rendimento differente rispetto a Mercai, questo bisogna riconoscerlo. Infatti credo che con Merola, con il ragazzo Vitali che è arrivato dal Campobasso, credo che Tuzzo probabilmente potrà avere anche meno spazio da questo punto di vista. Sì. La fibra fa i capricci stasera e quindi qualche problema ce l'abbiamo. Siamo riusciti comunque ad arrivare in fondo alla trasmissione. Sono le 22:27, farei un giro finale di opinioni con i miei ospiti, insomma il consuntivo di quella che è stata la serata qui su Foggia Gol, con la presenza del nostro direttore sportivo Peppino Pavone. Comincerei da Alessandro, vai Alessandro. Sì, va bene. Allora, no, dicevo che al di là della formazione, questa sera Pavone ci ha dato molte informazioni e molti spunti. Come dicevi tu, sicuramente ne usciamo rafforzati già fin d'ora, anche se manca qualche giorno ancora al termine del calciomercato. Abbiamo dei giovani promettenti come lo stesso Pablo Vitali, che molto probabilmente vedremo titolare, anche per forza di cose, titolare contro la Juve Stabia, ma abbiamo anche puntellato la squadra con l'esperienza che probabilmente mancava, quindi Di Paolo Antonio sicuramente lo vedremo a centrocampo. Ripeto, Turchetta potrebbe già essere presente lunedì, e poi insomma anche lo stesso Rizzo lo possiamo vedere all'opera
probabilmente anche da titolare. Quindi al di là della brutta tegola Ferrante, direi che abbiamo una difesa che si presenta comunque piuttosto bene, il centrocampo, vediamo questo di Paolo Antonio, un attacco, ripeto, lo vedo un po' leggero con Vitale e Merola, però potrebbe essere interessante Curcio centrale, quindi direi che staremo a vedere. Sicuramente Foggia dal punto di vista mentale darà molto, molto di più rispetto alla partita contro il Latina, per forza di cose c'è più entusiasmo, perché comunque sia c'è stato il rinnovo di Zeman e Pavone, poi questo entusiasmo in realtà va mantenuto con i fatti, e quindi già questi acquisti possono sicuramente dare qualcosa in più per il proseguo del campionato. Tiziano, la facciamo noi a te la domanda prima che ricada la linea. Io e Alessandro vediamo un attacco leggerino dovendo sobbarcarsi Curcio probabilmente più che Merola, il ruolo di centravanti. Sì, potrebbe essere la serata di Curcio falso 9, come si suol dire, con due esterni, magari uno potrebbe proprio essere Turchetta, l'altro Merola, sull'altra fascia, perché no, insomma, un Merola Curcio Turchetta potremmo rischiarlo anche lunedì sera a Castellammare di Stabia. Naturalmente dipende sempre dalle condizioni fisiche dei nostri calciatori, e questo è quello che più mi premeva sottolineare. Per quanto riguarda il resto, Luciano, che cosa hai tratto dalle dichiarazioni del direttore Pavone? Il passaggio che più ti ha colpito in questa serata di calcio qui a Foggia Gol? Il passaggio che più mi ha colpito è che stiamo costruendo in prospettiva futura per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia. No, per quest'anno, ma soprattutto anche in ottica prossimo anno, una rosa molto importante, come diceva Alessandro giustamente, nella quale rientrati tutti i giocatori che ora sono indisponibili, probabilmente l'anno prossimo ci divertiremo sul serio, e quando intendo sul serio, probabilmente per mirare a obiettivi molto più importanti di un semplice piazzamento playoff. C'è da attendere che questa squadra e questa rosa possa crescere, i giocatori si vadano realmente ad amalgamare tra di loro, per vedere quali sono funzionali magari l'anno prossimo a un piazzamento diretto al primo posto o ai primi tre posti, ecco. Fabio, a concludere anche tu, insomma, il passaggio che più ti ha colpito delle dichiarazioni di Pavone per quanto riguarda soprattutto il mercato? Mi ha colpito la sua chiarezza, come in questa occasione è stato veramente esplicito nel dire i programmi sul mercato e su quello che verrà fatto. Tanto che ho detto, in pratica abbiamo fatto uno scoop, cioè vale a dire che sappiamo già il mercato del Foggia al 90%, perché ci ha detto tante di quelle novità, certo, che a questo punto, anche per esempio quando ha detto che in attacco ce ne sono già tanti, con l'arrivo di Turchetta ha fatto capire che non ci saranno altri movimenti, e quando ha detto di Marchic il Messina, automaticamente è venuto in mente lo scambio con il terzino del Messina, e al massimo può venire un altro centrocampista come novità. Il colpo importante, Fabio, certo, secondo certo. Me dipende veloce che andiamo a chiudere, Luciano. Sì, dall'uscita di Nicoletti eventuale. Sì, infatti. Sì, è vero. Esatto. Sì. Allora, volevo leggere velocemente gli ultimi messaggi. Saluti dalla provincia di Udine. Zeman e Pavone non si toccano. Con Tuzzo e Gallo giochiamo sempre con due giocatori in meno. Bisogna fare ancora uno sforzo sul mercato. Giusto che Nicoletti venga ceduto se ci sono offerte importanti. E poi merita la Serie B, dice Donato da Lecce. Poi ancora vediamo chi ci scrive, un altro tifoso. Io penso che è una partita molto difficile per rischiare di far giocare i nuovi. Puoi mettere Vitali a centrocampo e Vigolo centravanti. No, Vigolo è in partenza, quindi sicuramente non giocherà. Questi erano i messaggi WhatsApp. Adesso
Velocemente, Fabio, brevemente una carrellata degli ultimi messaggi da leggere, se ce n'è qualcuno particolare che va riletto, e sicuramente andiamo a salutare. Tiziano lascia la SIP e passa a Omitel, dice Giovanni Pisani, è rimasto un po' indietro Giovanni Pisani. Nella trasmissione complimenti, grazie a Lillo Metta, l'amico Lillo Metta. Ancora, vediamo qualche altro messaggio. Quando ritorna Peterman, Di Paolo Antonio giocherà a mezzala, e sono perfettamente d'accordo con Fulvio. Poi ancora, vi hanno preso a occhio, dice Marco, e probabilmente anche la fibra è saltata. Poi vediamo ancora Gianluca Di Biase, Tiziano Richiello, l'ultima domanda, ma l'ultimo giro di tamponi che giorno sarà? Crediamo insomma prima della partenza per Castellammare, anche per definire poi l'elenco dei convocati. Obiettivamente in estate bisogna intervenire sulla qualità se si vuole ambire alle primissime posizioni, ed è giusto quello che dice Faustino Conte. Lillo Metta, mi hanno colpito le dichiarazioni di Luciano De Biase, specialmente le ultime. Lillo Metta la butta come al solito sullo scherzo. Buonanotte a tutti, lunedì andiamo a vincere, ci dice Alberto Urbano, siamo d'accordo con te. E insomma, su questo augurio possiamo anche andare a chiudere la diretta, sono le 22.35, termina anche questo giovedì sera a bordo campo. Noi dovremmo rivederci giovedì prossimo, però giovedì prossimo gioca il Foggia, e quindi probabilmente bordo campo slitta a venerdì. Poi lo decideremo con l'editore, strada facendo. Perché ci vediamo lunedì, chiaramente andrà il giorno dopo, quindi certo. Ci vediamo lunedì, in realtà ci vedremo martedì. Anche perché il mese di febbraio, vi preannuncio, ho qui l'elenco delle partite, così visto che ci siamo le andiamo a ricordare. Il Foggia giocherà lunedì 31 gennaio alle ore 21 a Castellammare di Stabia. Poi giocherà il 3 febbraio, giovedì, a Potenza alle ore 18. Poi ancora il 6 febbraio si torna allo Zaccheria, Foggia Fidelis Andria alle 17.30, 12 febbraio sabato Messina Foggia, il 15 febbraio martedì, praticamente dopo tre giorni appena, Foggia Palermo allo Zaccheria alle ore 18, Monopoli Foggia alle 17.30 di sabato 19 febbraio, quindi Foggia giocherà spesso di sabato nel mese di febbraio. Poi ancora martedì la trasferta di Torre del Greco contro la Turris alle 21, e poi Foggia-Bari, il derby pugliese che chiuderà questo terribile mese di febbraio, si giocherà sabato 26 febbraio alle ore 17.30. Insomma, un tour de force che vedrà il Foggia scendere in campo 8 volte nel giro di, badate bene, 26 giorni. Tiziano, portati sta cappella Foggia TV, intanto organizzati. Trascorreremo più ore a Foggia TV che non nelle nostre, con le nostre abitudini. Allora, 26 giorni, 8 partite, significa giocare ogni tre giorni e qualcosa, queste partite. Quindi ci vorrà un Foggia pronto, ci vorrà sicuramente anche del turnover, ci vorrà tanta birra nelle gambe. Insomma, speriamo che il richiamo di preparazione che mister Zeman ha fatto sostenere ai suoi uomini possa dare i suoi frutti. 22.37, andiamo a chiudere bordo campo. Ringrazio Luciano De Biase per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie ad Alessandro Parigi. Grazie Tiziano, grazie a tutti. Grazie a Fabio Bertazzoli. Buonasera a tutti. E poi devo ringraziare per la partecipazione Francesco Sabatino di Metropolis, il quotidiano di Castellammare di Stabia, e l'altro collega che è intervenuto, che è Matteo Sborgia di Pescara Sport 24, con il quale abbiamo fatto un po' il punto anche sul mercato. Grazie anche alla società Calcio Foggia, all'ufficio comunicazione del Calcio Foggia, per averci messo a disposizione Peppino Pavone nella prima parte della trasmissione. Davvero una bella chiacchierata con il direttore, insomma abbiamo toccato diversi punti e insomma ne avevamo bisogno alla vigilia di queste ultime quattro giornate di calcio mercato. Appuntamento alla settimana prossima, vi faremo sapere noi poi con le nostre con i nostri posti, i nostri servizi, quando ci rivedremo qui da bordo campo. Foggia Gol, Spazio Foggia, Foggia Gol TV, Mediterranea TV e Foggia TV canale 99, insomma potete sfiziarvi
per seguire la replica di questa trasmissione. Grazie a tutti, buon fine settimana e forza Foggia! Le bellezze del Gargano con Gargano OK, consorzio turistico che seleziona per te hotel, villaggi, residence, itinerari, escursioni. Gargano OK, lasciati guidare da chi il Gargano lo vive tutto l'anno. www.garganook.com. Per la cura e l'alimentazione dei tuoi animali domestici o da fattoria c'è 4 Zampe a Carpino. Da 4 Zampe a Carpino trovi in offerta risparmio una vasta gamma di prodotti per la cura e l'alimentazione degli animali delle migliori marche, come Advantix, Farmina, Cesar, Aldog, Epidog, Epicat, Unica Classe, Morando, Natural Trainer e Unica Natura. 4 Zampe a Carpino è anche rivenditore autorizzato Liberini. Inoltre puoi acquistare attrezzi agricoli, concime e pellet di ottima qualità a buon prezzo. 4 Zampe a Carpino, in via Padre Pio, 152, telefono 349-70-63-421 oppure 346-214-7151, email saccorazio@yahoo.it, pagina Facebook Carpino 4 Zampe. Cosa aspetti? Vieni a trovarci! Desideri una mascotte che rappresenti la tua azienda? Affidati a Pupa Pazza. Pupa Pazza si occupa da oltre 20 anni di mascotte personalizzate, realizzate interamente a mano, partendo da un logo aziendale o da un'idea del cliente. Straordinario è il rapporto qualità-prezzo, grazie alla vendita diretta. Pupa Pazza è a Foggia in via Napoli numero 67. Telefono 349-195-6022. Hotel e appartamenti Arianna Club. L'hotel e appartamenti Arianna Club è a Rodi Garganico, in via delle Dalie 9. Telefono 392-980-6765. Per informazioni e prenotazioni, info@ariannaclub.com. Per la tua vacanza, vieni all'Arianna Club. Ti aspettiamo! Per la tua pubblicità su Foggia Gol, telefono 392-599-2419. Email info@foggia.com.